Preoccupazione per il futuro degli stabilimenti del gruppo Cartario Essity di Altopascio, Porcari e Collodi. L'azienda, già lo scorso luglio, aveva comunicato che la produzione dello storico brand Tempo, quello dei fazzolettini di carta, sarebbe stata tolta da Lucca e assegnata ad altri stabilimenti europei. Agli stabilimenti della Piana e di Collodi sarebbe invece stata assegnata la produzione del cosiddetto private label, ovvero il prodotto sempre fornito da Essity ma con il marchio del rivenditore. Un tipo di mercato dove la competizione è altissima e salgono i rischi per la stabilità delle vendite e conseguentemente per la tenuta dell'occupazione. Nei tre stabilimenti ad oggi si contano 700 posti di lavoro. I sindacati avevano già aperto lo stato di agitazione nel tentativo di ridiscutere il piano con la casa madre, ma nei giorni scorsi, in un incontro in Confindustria, il piano è stato confermato. Per i lavoratori sul nostro territorio si apre davvero una fase di incertezza. È una ricaduta non immediata, perché quello ce l'ha anche confermato il gruppo, ma saranno sicuramente ricadute certe, tangibili, a medio-lungo termine, proprio perché alla fine si sa com'è questo tipo di mercato. Per i sindacati Fistel CISL e SLC CGL adesso si apre una nuova fase di iniziative, ma le organizzazioni dei lavoratori chiedono anche il sostegno del territorio. Beh, certo, sicuramente sono previsti degli scioperi, tra l'altro abbiamo anche già attivato il tavolo istituzionale, ci siamo confrontati sia con i primi cittadini, sia di Porcari che di Altopascio, è intervenuto anche Valerio Fabiani, che ha la delega a livello regionale, che quindi gli abbiamo fatto capire quello che può essere uno scenario molto preoccupante, che quindi anche la responsabilità ovviamente sul territorio è un elemento molto importante oggi in un contesto dove le multinazionali alla fine le fanno da padrone, che quindi è giusto anche qua sul territorio non far venire meno questa attenzione.